gioco piace moltissimo, secondo me ha un bel potenziale. Il sistema di gioco è profondo, quindi ci vuole comunque tempo per imparare bene a sfruttare tutte le combo. Ci sono i Just Guard, praticamente la parata perfetta, presi da altri giochi come Soul Calibur. Ci sono dei cancel, che è un sistema per allungare le combo un po' particolare, appunto complesso. E c'è la schivata, rende il gioco molto più tecnico e aumenta le varianti possibili durante lo scontro. Apre una marea di strategie, una marea di tipologie di gioco, gioco difensivo, di attacco. Hanno veramente fuso più stili. Ci è uscito bene. La parata giusta, premi indietro quando stai per ricevere il colpo, interessa tantissimo al giocatore competitivo. E poi ho pensato che sia anche per un giocatore occasionale, perché ci sono delle combo più semplici come premere tante volte sopra l'attacco debole, che sembra una combo più complessa ma che fa meno danno. Il gioco non è 60 frame per secondo, è un po' più lento e di conseguenza è più controllabile. Una cosa che mi ricorda Tekken è la schivata secca, che mi ricorda un po' la schivata del primo Tekken Tag, quello molto molto vecchio, Tekken Tag 1. Era una schivata simile, si poteva avere anche lì sul tasto, era secca, cioè schivavi in un modo e basta. Sono delle combo, una sorta di juggle simile a Tekken, cioè che vuol dire colpire e tenere in mano il personaggio. Il fatto che ci siano tipo l'interazione con gli stage è molto divertente, devi stare attento anche dove ti trovi quando appunto fai una combo atterri l'avversario. Bisogna un attimo prenderci la mano, però anche una partita veloce può dare soddisfazione. Il titolo mi è piaciuto molto, soprattutto per il fatto che trasuda in tutti i sensi carisma. Andy Jojo, ritroverete tutti i personaggi più iconici e anche gli stage tratti direttamente da tutte le serie, quindi quelli in Italia, stilosissimi, fluidissimo, e tutte le mosse più strane le ritroverete anche qua. Ovviamente un fan del manga, un gioco che non può perdere, però anche solo un appassionato di picchiaduro, cioè, io lo consiglierei a tutti e due. Consigliato appieno, senza dubbio. Ve lo consiglio e correte a comprarlo ora. E non perdetevi l'unico esemplare in Italia della Exquisite Edition di JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, un autentico gioiello firmato Swarovski, acquistabile esclusivamente attraverso un'asta benefica su eBay dal 17 al 23 aprile, in collaborazione con la Onlus Make-A-Wish.